Qui abbiamo un file con una serie di problemi, di esercizi proposti sulla dinamica di Newton. Cominciamo dall'esercizio numero 10. Tiriamo un blocco da 5 kg con una forza costante F, che non sappiamo quant'è. Trascuriamo l'attrito, il blocco parte da fermo e non da Cdano, come dico sempre io, e dopo 4 secondi ha acquistato una velocità di 12 metri al secondo. Qui non c'è scritto, ma possiamo immaginare che dopo questi 4 secondi smettiamo di applicare la forza costante F e quindi lasciamo il carrello libero di proseguire senza forze. Le prime due domande sono quanto vale l'accelerazione del blocco e quanto vale la forza F con cui noi tiriamo questo blocco. Immaginiamo che sia il carrello della spesa di prima e ricordiamo che all'inizio non c'è l'attrito, dopo l'attrito invece verrà considerato. Questa è la situazione, il carrello, l'attrito non c'è, quindi coefficiente di attrito statico e dinamico sono nulli, massa 5 kg, partenza da fermo e non da Cdano, quindi V0 uguale 0. Passano 4 secondi, l'intervallo di tempo, T-T0, come al solito l'istante iniziale lo prendiamo uguale a 0, come se il cronometro partisse in quel momento, e la velocità finale 12 metri al secondo. Con 5 kg di massa la forza peso è 49 N. Le due domande, l'accelerazione e la forza che esercitiamo noi quando spingiamo il carrello. Qui abbiamo le due fotografie, cioè il carrello all'inizio e il carrello alla fine, che ha percorso un certo tratto, non lo conosciamo e non ci serve. Sono passati 4 secondi, il carrello è passato da fermo a 12 metri al secondo. Oppure, come dico io, è passato da fermo a potenza piscena, per esempio. E vabbè. Per rispondere alla prima domanda, l'accelerazione del carrello, basta applicare la definizione dell'accelerazione stessa, che è di quanto varia la velocità in quanto tempo. Variazione di velocità, V-V0, tempo trascorso, T-T0, siccome parte da fermo, V0 non c'è, quindi è 12 metri al secondo, la variazione di velocità, diviso 4 secondi, 3 metri al secondo quadrato, che vuol dire? Ricordiamo che l'accelerazione vuol dire che la velocità aumenta. Aumenta a un ritmo costante, ogni secondo che passa, questi sono i secondi che passano, la velocità acquista 3 metri al secondo di velocità, quindi all'inizio è 0, poi 3, 6, 9, 12. Siccome abbiamo detto che dopo 4 secondi interrompiamo la spinta, questa velocità rimane 12 metri al secondo. Quindi vediamo che il moto diventa rettilineo uniforme, quindi dopo i primi 4 secondi, interrompendo la spinta, abbiamo il principio di inerzia, primo principio di Newton, la forza totale è 0 e di conseguenza la velocità rimane costante. La forza totale a quel punto è 0 perché smettiamo di esercitare questa forza. Invece nei primi 4 secondi questa forza è costante e questo è importante, il testo infatti diceva forza costante. Andiamo quindi a vedere chi è la forza totale perché dobbiamo calcolare questa forza costante. Le forze sono 3, l'attrito non c'è, trascurabile. Ma queste due forze verticali si annullano, quindi rimane soltanto la nostra forza, quella con cui spingiamo il carrello. Quindi F è la forza totale. F è la forza totale, ma attenzione, non è sempre vero, lo è in questo caso particolare perché non c'è l'attrito. Se ci fosse l'attrito, come sarà nella seconda parte dell'esercizio, allora avremmo due forze orizzontali, la forza nostra e la forza d'attrito, e la forza totale sarebbe la differenza tra F e FA, perché hanno versi opposti. Quindi attenzione che non è vero che la forza F e la forza totale coincidono sempre, coincidono in assenza d'attrito. Inoltre, siccome abbiamo detto che la nostra forza è costante, non sappiamo quant'è, ma sappiamo che è costante, allora la forza totale è costante. E abbiamo visto in un video precedente che se la forza totale è costante, lo è anche l'accelerazione, come è scritto qua sotto. La nostra forza è la forza totale, ma la forza totale è costante, quindi una forza totale costante causa un effetto, quindi un'accelerazione costante, quindi un moto rettilineo uniformemente accelerato. E questo è in accordo con quello che abbiamo scritto qua, e cioè che la velocità aumenta a un ritmo costante. Questo vuol dire moto rettilineo uniformemente accelerato. Ogni secondo che passa la velocità ha sempre lo stesso tasso di crescita, cioè in questo caso 3 metri al secondo di crescita di velocità ogni secondo che passa. L'accelerazione prima l'abbiamo calcolata con la definizione delta V su delta T, ma potevamo calcolarla anche con quest'altra formula che in pratica è la stessa di prima. Infatti se noi ricaviamo dalla formula di prima la velocità finale, otteniamo questa formula che è semplicemente un modo diverso di scrivere questa. V
V uguale V0 più o meno a T, il meno nel caso in cui il carrello frenasse anziché aumentare di velocità. Quindi ricaviamo con la formula inversa l'accelerazione, V su T, ecco lo stesso calcolo di prima, V su T, e otteniamo come prima 3 metri al secondo quadrato. Abbiamo risposto alla prima domanda, l'accelerazione, dobbiamo rispondere alla seconda, quant'è la forza con cui noi tiriamo il carrello. Possiamo usare la seconda legge del moto, cioè la seconda legge di Newton, F totale uguale ma, questa è la seconda legge di Newton, in quanto la nostra forza che facciamo noi è la forza totale in questo caso particolare. Basta sostituire i numeri, m per a, 5 kg, 3 metri al secondo quadrato, 15 newton. Quindi noi spingiamo con una forza costante di 15 newton.